Ciao a tutti e a tutte, benvenuti su The Book Hunter, sono Miria e in questo canale vi parlo ovviamente di libri. Libri letti, libri che mi piacerebbe leggere, libri che acquisto, libri che se ne vanno. Benvenuti in questa torrida estate, siamo arrivati ad agosto, il caldo persiste, le belle giornate anche. Se siete in ferie spero che vi divertiate e vi rilassiate, se siete al lavoro che presto arrivino le ferie come per me. Ok, oggi sono qui per parlarvi di una bella scoperta che ho fatto grazie a Terlizzi Books che mi ha permesso di leggere questa opera totalmente gratis, chiedendomi ovviamente una recensione. Se mi seguite anche su Instagram sicuramente l'avete già vista, ma volevo parlarne anche più nel dettaglio facendone un video. Diciamo che parlandone mi sembra di poter approfondire meglio, mentre scrivendo magari qualcosa potrebbe sfuggirmi. Allora, che cosa ho letto? Si tratta di Trappola a Bosco Lungo, di due scrittrici italiane, Laura Costantini e Loredana Falcone. È un libro molto recente, è di febbraio di quest'anno, l'ho letto ovviamente in ebook, quindi non vi so dire come sia il formato, e la casa editrice è Nua Edizioni. Devo dire che quando si è presentato Luca di Terlizzi Books mi ha parlato anche di un altro libro, però la scelta è ricaduta subito su questo che mi ha colpito molto per la trama, insomma l'incipit e la sintesi mi è sembrata molto stuzzicante. Allora, siamo in un maniero nel maniero di famiglia degli Zoldan a Bosco Lungo, e vengono chiamati gli eredi dell'imprenditore e il proprietario del castello Bartolomeo. Quindi abbiamo il secondogenito Guglielmo, che è appassionato di guida sportiva e rally, vorrebbe solo fare quello nella vita, ovviamente non prendere le redini dell'azienda, anche se vorrebbe i soldi per poter fare quello che gli piace. Poi c'è Melania, che è la moglie del primo figlio di Bartolomeo, che però è morto purtroppo in un terribile incidente sciistico. C'è Nicolò, che presto scopriamo essere il figlio illegittimo di Bartolomeo, e poi c'è Clarissa, la moglie del defunto, lei già risiede nel castello. Sono tutti lì riuniti ovviamente per cosa? Per i soldi, per l'eredità. Ma sono abituati praticamente tutti a vivere nel lusso, ma purtroppo i fondi sono finiti. Tutto questo vale per tutti, a parte Nicolò, che ovviamente è sempre vissuto nella povertà, non sapendo chi era effettivamente suo padre e tentando di fare l'attore. Bartolomeo però non rende le cose facili ai suoi avidi eredi, perché vuole che ci sia un unico erede per l'azienda di famiglia, e l'atto di proprietà è ovviamente in cassaforte, ma la chiave è nascosta all'interno del castello. Quindi chiama i suoi eredi a una caccia al tesoro, trovare la chiave attraverso 9 indizi sparsi per tutta la proprietà, quindi anche al di fuori del castello, per appunto trovare la chiave, e chi ovviamente riuscirà ad arrivarci sarà l'unico erede dell'azienda. La caccia al tesoro si prospetta molto interessante, perché gli indizi sono basati sugli scritti di Leopardi, questo mi è piaciuto molto, e il castello è ovviamente antico, con tutti i suoi rumori, sai, con quello che poi è tipico di un vecchio castello, e di passaggi segreti e di tante zone che magari non sono accessibili.
senza contare poi che c'è un immenso giardino che si estende per tutta la collina dove è il castello. Ovviamente partono subito alleanze fra i fratelli, fra la cognata, in modo da poter magari aiutarsi a vicenda per raggiungere l'obiettivo e poi fregare l'altro quando sarà ora di prendere la chiave. Quindi alleanze, litigi e strani e pericolosi incidenti che man mano si sviluppano nel mentre in cui vengono scoperti gli indizi. Insomma, non è facile suscitare il mio interesse in un thriller, perché ormai c'è una vasta scelta di thriller e hanno le stesse dinamiche e sono spesso prevedibili. Qui però la trama, anche se forse è già sentita, magari non è forse originale, ma è molto ben costruita e mi ha invogliato a continuare la lettura. Anche quando non potevo leggere. Ho letto molto avidamente e nonostante il libro non manchi di difetti, il mio parere è molto positivo. Su Goodreads non ho dato il massimo perché appunto ci sono due grossi difetti, diciamo, principalmente. Allora, il primo difetto forse sta appunto nel finale, che almeno per me è arrivato quasi subito, cioè già all'inizio del libro avevo capito più o meno come forse sarebbero andate le cose, nonostante comunque le scrittrici si impegnino molto a mostrare altre vie, altre possibilità, insomma, di possibili finali. E poi l'altro grosso difetto secondo me sono i personaggi. I personaggi, vabbè, a parte le descrizioni che sono un po' poco dettagliate, nel senso che abbiamo qualche particolare della loro fisicità, ma non più di tanto, e caratterialmente sono molto statici, nel senso che possiamo già capire da subito come reagirà un personaggio a una determinata situazione. L'unico forse che brilla più per personalità è Clarissa, che conoscendo un po' del suo passato, forse si poteva meritare una storia parallela più corposa, o magari anche un libro tutto suo, chi lo sa, magari. Ciò nonostante ribadisco che il libro mi è piaciuto molto, è una lettura che diciamo consiglio adesso, proprio in questo periodo, magari da fare anche sotto l'ombrellone, perché non è impegnativa, è piuttosto breve. E è una di quelle letture da leggere tutto d'un fiato, insomma. E devo dire che le autrici mi hanno stuzzicato parecchio. E quindi quando mi è stato chiesto se volevo leggere qualcos'altro di Terlizzi, ho puntato subito su altre loro storie. E devo dire che c'è una trilogia, sempre in ambiente thriller, sempre di tutte e due, che mi farà piacere leggere, e prossimamente leggerò ben appunto il primo volume. Questa volta la storia è incentrata soprattutto su un sanguinario serial killer. Poi vi racconterò presto. Bene, spero di avervi intrigato con questa lettura thrillerosa, thrillerona, chiamatela come vi pare, insomma. E come sempre, se il video vi è piaciuto, ricordatevi di lasciarmi un like, di farmi sapere magari se conoscevate già magari Costantini e Falcone come scrittrici, se avete letto già qualcosa di loro e volete darmi anche voi una vostra opinione. Se non lo siete, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati per le prossime uscite. Detto questo, ci vediamo prossimamente con un nuovo video e nel frattempo fate tante buone letture. Ciao e buona estate!